Buona domenica e benvenuti al consueto appuntamento con il riepilogo dei principali fatti della settimana che si è appena conclusa. Iniziamo con lunedì 19 novembre. Il PM antimafia di Caltanissetta, Nicolò Marino, e la funzionaria di Confindustria Linda Vancheri sono i due nuovi assessori della giunta del presidente della regione siciliana Rosario Crocetta. La giunta Crocetta arriva a quota 4. Tra le new entry il PM antimafia Nicolò Marino e Linda Vancheri, che avrà la delega alle attività produttive. Per il PM di Caltanissetta invece sono state sciolte le riserve, ma ancora si deve aspettare il via libera dal CSM per ufficializzare il tutto. A lui la delega delicatissima all'energia e ai rifiuti. Un sogno che si avvera, dice la Vancheri, che annuncia che il suo sarà un mandato all'insegna delle velocità e dello sviluppo, con un occhio particolare agli scenari internazionali. A Marino invece andrà un compito delicato che però non può prescindere dalle sue conoscenze in termini di antimafia. Dopo 25 anni di giurisprudenza, ha detto, potrò dedicarmi all'attuazione di quell'idea di politica che avevo in mente quando ho iniziato. Il presidente Crocetta poi annuncia rotazioni tra i dirigenti regionali nei vari dipartimenti e un largo giro di vite che coinvolgerà tutti coloro che durante la gestione Lombardo hanno sperperato, ma soprattutto hanno bloccato i fondi europei. Ma l'obiettivo primario, annuncia il presidente della regione, è presentare un bilancio definitivo e forti misure di rigore. Fondi europei, la Regione ha tempo fino al 31 dicembre per spendere 280 milioni ed evitarne la restituzione a Bruxelles. La Regione ha circa 40 giorni di tempo per spendere 280 milioni ed evitarne la restituzione a Bruxelles. In particolare occorre utilizzare i fondi del FESR per i quali la scadenza è fissata al 31 dicembre 2012. Il FESR è il piano di investimento più importante dei fondi europei, vale circa 3 miliardi a cui si aggiunge un analogo cofinanziamento nazionale e regionale. Bruxelles ha informato che nella tabella la cifra indicata per la Sicilia è di circa 880 milioni di euro. Il FERS è soprattutto il programma che prevede gli investimenti che dovrebbero produrre sviluppo, infrastrutture, ma anche aiuti alle imprese di ogni settore. Ed è proprio sul fatto che nel programma di investimenti rientrino anche i cosiddetti grandi appalti che conta la Regione per ridimensionare l'allarme di Bruxelles. Nel prospetto inviato alla Commissione europea, commentano dalla Regione, non si tiene conto delle grandi opere che hanno uno sviluppo pluriennale e che dunque non rientrano nel limite del 31 dicembre. Depurata da questa quota di investimenti, la somma che la Regione deve spendere sarebbe molto inferiore, anche se ugualmente importante. Per evitare il disimpegno, occorre quindi investire 280 milioni. Martedì 20 novembre, chi sbaglia paga. Rosario Crocetta annuncia la sostituzione di tre dirigenti regionali che hanno gestito i fondi europei. Quella dei fondi europei è la solita occasione sprecata dalla regione siciliana. Nell'ambito delle politiche di integrazione europea, l'Unione mette a disposizione finanziamenti, specialmente per le aree economicamente più depresse, e la Sicilia è una di queste. Ma se altrove i fondi europei sono stati impiegati per sostenere, se non addirittura rilanciare, le potenzialità economiche, produttive, culturali o infrastrutturali di un territorio, in Sicilia questi fondi sono stati spesso trascurati o utilizzati per manifestazioni o sagre paesane. Bruxelles ha cominciato a redarguire la regione siciliana sin dallo scorso luglio, rimproverando irregolarità e scarsi controlli, uno stillicidio di comunicazioni, blocchi e ingiunzioni alla restituzione dei soldi davvero imbarazzante. Si parla di centinaia e centinaia di milioni di euro. Rosario Crocetta non ha dubbi e intanto individua nei super burocrati della regione i primi responsabili di questa situazione. Penso a una rotazione, ha detto Crocetta, e visto che si parla di Europa, non posso non cominciare da chi guida la programmazione. Il riferimento è a Felice Bonanno, scelto da Lombardo e gradito al PD. Poi c'è Marco Salerno alla guida del Dipartimento Turismo, uno tra i più in difficoltà con i soldi dell'Europa, e poi Ludovico Albert, dirigente della formazione, altro settore notoriamente al centro delle opportunità finanziarie che derivano dai fondi strutturali. La rimozione o rotazione di questi tre dirigenti è un primo segnale di discontinuità che il nuovo presidente della regione vuole imprimere per lasciarsi alle spalle la stagione lombardiana, e forse altre poltrone di altri burocrati potrebbero ballare nelle prossime ore. Analizzare il sistema delle imprese e capire quali discontinuità adottare rispetto al passato per uscire dalla crisi economica. Su questo tema, i rappresentanti del mondo dell'impresa e dell'artigianato si sono confrontati nel corso di un incontro che si è tenuto alla Camera di Commercio di Palermo.
La discontinuità maggiore per uscire da questa crisi emerge con forza dalla ricerca di Rete Impresa Italia, il maggior raggruppamento di associazioni di rappresentanza del mondo delle imprese in Italia. Emerge la necessità e l'urgenza, come discontinuità primaria, di puntare sul sistema delle piccole e medie imprese. Il rapporto con lo Stato da parte delle micro, piccole e medie imprese è un rapporto di tipo sicuramente non semplice, a volte conflittuale, in virtù del fatto che lo Stato chiede molto, il fisco è visto anche come un elemento quasi impedente rispetto alla crescita, con un livello di tassazione effettiva che va oltre i 50 punti percentuali. Il nostro campione ha dimostrato che il 77% degli intervistati ritiene proprio la presenza di un fisco impedente come il maggior ostacolo. Uno Stato che quindi chiede tanto ma offre poco in termini di servizi, fa anche danno laddove comunque pone in essere tutta una serie di vincoli di tipo burocratici, che non fanno sicuramente bene alla semplificazione e al fare impresa, soprattutto per le realtà di piccole dimensioni, ed è uno Stato che ha anche il torto di non essere un buon pagatore. Sul problema dei giovani si sta spendendo tanto, tutti che dicono lo Stato e la Regione di aiutare le piccole, i giovani a volere fare attività imprenditoriale, non funzionerà mai perché le banche chiederanno sempre garanzie e le garanzie i giovani non sanno da dove pigliarle se non dai propri genitori, oppure istituire un fondo centrale di garanzia ma dove l'investimento viene, diciamo, garantito nei confronti della banca per almeno l'80%. Un'altra cosa che potrebbe funzionare in Sicilia e le zone franche urbane, cioè l'abusivismo sta diventando dilagante, la gente ha necessità di lavorare, di avere un minimo, e allora fa tutte le attività in maniera senza partita IVA, che si potrebbe incentivare non facendogli pagare per 3 anni, però facendo un investimento aziendale normale, ma non facendogli pagare tutte le tasse che pesano su un'impresa giovane al 62%, anche se inizialmente ha degli sgravi. Mercoledì 21 novembre, vertenza a GESIP, il presidente della regione Rosario Crocetta ha incontrato il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, chiesto un incontro urgente al ministro Fornero per aprire un tavolo di confronto nei prossimi giorni. Un'emergenza che intendiamo affrontare con una linea comune, perché chiediamo che il governo nazionale rispetti gli impegni assunti col comune di Palermo che riguardavano la cassa integrazione per un certo periodo per questi lavoratori, in attesa di un riordino, di una riorganizzazione, diciamo, di tutte le competenze della GESIP, e quindi garantire sostanzialmente il salario e un lavoro produttivo in futuro a queste persone. Abbiamo chiesto un incontro col ministro Fornero, andremo insieme e cominceremo a lavorare anche soprattutto per Palermo, perché è la capitale della Sicilia, non bisogna dimenticarlo. Un rapporto istituzionale ancora più significativo in un momento di drammatica crisi finanziaria diventata economica in Sicilia e a Palermo. Questo è un primo incontro, noi pensiamo che debbano proseguire altri incontri tra la giunta comunale con la giunta regionale per poter affrontare in maniera organica i problemi di Palermo e la Sicilia, di Sicilia e di Palermo. Abbiamo affrontato l'emergenza però avendo presente il progetto. Noi non siamo qui per chiedere comunque delle risorse, siamo qui per consentire che la capitale, capoluogo della Sicilia, possa riorganizzare tutto il sistema dei servizi resi ai cittadini, possa rendere servizi efficienti e garantire oggi la cassa integrazione in deroga e domani il lavoro ai dipendenti della GESIP. Io credo che affrontare in maniera progettuale l'emergenza è il modo migliore per affrontare i problemi e non vivere la giornata. Per questo, se c'è un giorno di ritardo, 2 giorni di ritardo, 3 giorni di ritardo, certo c'è la sofferenza, ma l'importante è che poi dopo arriva una definizione progettuale dell'emergenza, che è di lavoro e di servizio. Il ritardo nell'insediamento dei nuovi onorevoli consentirà ai vecchi inquilini di Sala d'Ercole di ricevere soldi anche senza svolgere attività. Una voce che pesa sulle casse della regione per quasi 1,5 milioni di euro. L'ARS continua a pagare i vecchi inquilini per una spesa che si aggira sul 1,5 milioni di euro, un nodo dovuto al ritardo nell'insediamento dei nuovi onorevoli che consentirà agli ex di ricevere soldi anche senza attività. Non solo, la seduta inaugurale della 16ª legislatura slitterà con ogni probabilità ai primi di dicembre. Questo consentirà agli onorevoli uscenti di maturare anche lo stipendio di novembre con i relativi extra, senza aver varcato una sola volta la soglia dell'Assemblea regionale. In attesa della formazione ufficiale della nuova giunta, infatti, il Parlamento uscente resta in pieno regime
facendo maturare gli stipendi agli onorevoli. In pratica, tra stipendi e diaria, solo ai 90 uscenti spetteranno circa 9.000 euro. E nel conto ci sono anche i presidenti di commissione, i deputati questori, il presidente e i due vicepresidenti dell'ARS. Ancora in forza invece portaborsa e segretari. L'ARS spenderà quindi una cifra che si aggira su 1.500.000 euro. Da fine luglio a ora i deputati hanno maturato 4 stipendi, circa 40.000 euro l'uno, senza doversi neanche recare all'ARS se non per espletare un paio di formalità. E intanto ai 60 non riconfermati, perché bloccati alle urne, toccherà la liquidazione che, tecnicamente, è un assegno di solidarietà. Giovedì 22 novembre il Presidente della Regione, Rosario Crocetta, ha revocato 7 dirigenti regionali, decaduto anche l'ufficio stampa. Il presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta, ha annunciato di aver revocato gli incarichi di dirigente generale della Regione a Biagio Bossone, Gesualdo Campo, Gianluca Galati, Francesco Nicosia, Ludovico Albert, Marco Salerno e Pietro Tolomeo, che erano a capo di altrettanti dipartimenti. Alcuni direttori sono già stati temporaneamente sostituiti. L'obiettivo, ha spiegato Crocetta in conferenza stampa a Palazzo d'Orlean, è di avere solo 13-14 dirigenti regionali, quanti sono i dipartimenti e gli assessorati. Ora sono 30. Ci sarà un risparmio notevole per la Regione, non è possibile avere due cariche dirigenziali in un unico settore come alle foreste o all'energia. Crocetta ha anche annunciato che da oggi l'ufficio stampa è decaduto, l'incarico a 21 giornalisti è revocato. Sono stati tutti scelti dal centrodestra, per intenderci. Quindi uno potrebbe dire che nessuno di loro vale. Non è vero, perché ce ne sono alcuni che hanno svolto un buon lavoro. Penserò di inserire anche qualche giovane, perché voglio avere anche dare la possibilità ai giovani di lavorare alla Regione, perché non capisco perché ci sembrano lavorare sempre i soliti. Aprirò fra l'altro lo staff, anche sia gli staff della Regione, sia anche le attività giornalistiche, per esempio agli esterni, ai ragazzi che si diplomano, che si laureano, che potranno essere, per esempio potremmo fare una convenzione con l'Istituto Regionale di Giornalismo, per cui alcuni di questi potrebbero venire a fare tirocini con noi, o anche con l'università i migliori potrebbero lavorare nelle ripartizioni, ma con criteri opportuni e di valutazione, senza clientelismo, perché comincia una nuova stagione per la Sicilia. La sbornia post-elettorale è tempo che finisca. La CISL invita il Presidente della Regione a discutere anche con il mondo del lavoro, delle imprese e con i sindaci, a convocare almeno due tavoli di impegno. Crocetta la smetta di perdere tempo nei salotti buoni della politica, in discussioni infinite con politici, partiti e movimenti vecchi e nuovi. Affronti subito le emergenze sociali che non possono aspettare. Comprenda che la smornia delle feste post-elettorali è tempo che finisca. Non usa mezzi termini Maurizio Bernava, segretario della CISL Sicilia, che lancia un messaggio al neopresidente della Regione. Per Bernava Crocetta farebbe bene ad atterrare nella realtà dai nodi irrisolti dello sviluppo e del lavoro per dare concretezza a quel patto di ricostruzione civile, ha sottolineato, che ci aspettiamo prenda forma già nei prossimi giorni. Per questo gli abbiamo chiesto un segnale forte. La Sicilia ha bisogno immediatamente di un piano finanziario annuale triennale che cancelli clientele e sprechi e dia corpo al risanamento del bilancio regionale. Ha bisogno di politiche di incentivazione e marketing territoriale per attrarre investimenti regionali ed extraregionali e ha bisogno di nuove politiche sociali. Crocetta, ripete Bernava, farebbe bene a non parlare solo con politici, partiti e movimenti. La CISL è pronta a costruire insieme un patto di emergenza, ma ci aspettiamo concretezza e non poesia e annunci. Venerdì 23 novembre prende forma la giunta che affiancherà il Presidente della Regione Crocetta e il Governo della Sicilia. 4 gli assessori indicati dall'ex sindaco di Gela, si tratta di Nelly Scilabra, Mariella Lobello, dello scienziato Antonio Zichichi e di Francesca Basilico D'Amelio. Il presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta, ha presentato questo pomeriggio alla stampa il neo assessore alla formazione Nelly Scilabra, annunciando che della giunta faranno parte anche lo scienziato Antonio Zichichi, che dovrebbe avere la delega ai beni culturali, l'ex dirigente della CGIL di Agrigento, Mariella Lobello, che andrà al territorio, e Francesca Basilico D'Amelio, esperta del Ministero dello Sviluppo Economico, che sarà il nuovo assessore al bilancio. Nelly Scilabra riformerà un settore che non esito a definire pieno di corruzione, ha detto Crocetta in sede di presentazione alla stampa del nuovo assessore.
Il presidente della regione ha anche firmato la convocazione della prima seduta dell'Assemblea regionale siciliana che si terrà il 4 dicembre alle ore 11. Mi auguro che nel frattempo i partiti trovino la quadra sul presidente dell'Assemblea, ha detto Crocetta. Per chi siederà sullo scranno più alto di Sala d'Ercole si fanno esistenti le voci di una convergenza su un nome proposto dall'UDC. I nomi degli assessori in pectore infatti sono al momento tutti del Partito Democratico e in virtù degli equilibri dell'alleanza adesso si dovrà cedere qualcosa agli alleati per l'appunto. Ma Crocetta sottolinea che anche per la delegazione centrista in giunta dei tre nomi che toccheranno agli alleati uno dovrà essere di genere femminile. Allo stato attuale della situazione a Bagheria sembra inevitabile la dichiarazione del dissesto finanziario. A spiegarne le conseguenze il sindaco Vincenzo Lomeo. Allo stato delle conoscenze e sulla base delle previsioni normative che oggi è dato, dobbiamo osservare, il dissesto è inevitabile. Cioè, la 174 non è applicabile al comune di Bagheria, quindi il decreto salva comune. Esattamente, perché il presupposto essenziale di questo strumento, che cos'è questo strumento? È uno strumento che consente un rientro dei debiti del comune in 5 anni. Il presupposto essenziale perché questo si applichi è che ci sia un bilancio approvato. Noi questo presupposto essenziale oggi non lo possediamo perché il bilancio non l'abbiamo approvato, non abbiamo raggiunto il pareggio di bilancio, quindi questo strumento, come dire, questa condizione che è un presupposto non sussiste. A questo punto la strada obbligata è quella del dissesto, a meno che, ripeto, a meno che in sede di conversione il decreto legislativo 174 possa introdurre delle novità significative che ad oggi ovviamente non ci è dato conoscere. Da qui il fatto che probabilmente alcune forze politiche oggi premono per una riconsiderazione della vicenda. Non è una scelta, non è una scelta politica, è un dato tecnico, una previsione normativa che va applicata. Quindi, sic stantibus rebus, come direbbero i latini, allo stato delle cose il dissesto pare sia inevitabile. A questo punto il Consiglio... Cosa succederà? Il Consiglio, sulla base di una proposta che il dirigente del settore finanziario presenterà al Consiglio per il tramite della Giunta, che appunto lo approverà e lo trasmetterà al Consiglio, il Consiglio dichiarerà lo stato di dissesto. Questo è il primo atto. A questo ne consegue un altro obbligatorio da parte dello stesso Consiglio di aumento delle tariffe al massimo. Quindi, diciamo, questo capirete bene. Quali tariffe, diciamo? Le tariffe sono IMU al massimo e addizionale IRPEF al massimo. E la TARSU sarà pure ritoccata? La TARSU dovrebbe essere pure ritoccata, stiamo cercando di questo non farlo avvenire perché obiettivamente sarebbe una beffa ulteriore. Una beffa che si giunge alle altre, quindi capirete bene come il Consiglio Comunale sarà costretto a fare quello che non ha dovuto fare la settimana scorsa e che ci avrebbe consentito oggi di avere una maggiore agibilità e di avere una serenità maggiore per governare noi i procedimenti. Però questo è il nostro consiglio. Il bilancio quando verrà approvato? Allora? In conseguenza di questo atto si andrà ad un bilancio sia pure non in pareggio? Non si approva il bilancio, la dichiarazione di dissesto non comporta l'assenza di bilancio per il 2012. Il bilancio però verrà fatto nel 2013, assestato con tutto il debito pregresso annullato, comunque gestito da una terna commissariale. Perché, ed è l'altra cosa importante da sapere, il dissesto comporta la nomina di una triade commissariale nominata dal Presidente della Regione, composta da 2 funzionari del Ministero dell'Interno e uno della Prefettura, i quali si insedieranno e metteranno un bando per conoscere i creditori del Comune e a questi poi liquideranno quello che loro gli spetterà, o perlomeno non tutto, ma se il Consiglio Comunale deciderà di accedere alla cosiddetta procedura semplificata, nel senso che è possibile ed è nella discrezione del Consiglio decidere di abbattere il debito del Comune dal 40 al 60%. Ieri sabato 24 novembre ha preso il via a Palermo il ciclo di incontri promosso da Italia Futura Sicilia sul tema «Cosa vogliono i siciliani dalla Terza Repubblica?», ispirato al manifesto «Verso la Terza Repubblica» presentato alla Convention Nazionale dello scorso 17 novembre a Roma.
Prima uscita pubblica per Italia Futura Sicilia, liberali siciliani che non hanno esitato a definirsi gli operai della ricostruzione, che vogliono stimolare la politica italiana in uno slancio sacrificale contro il bipolarismo. L'organigramma siciliano di Italia Futura sembra piuttosto snello e fluido, 40 fondatori, 20 associati a capo del direttivo. Si prefiggono un limite di 20, massimo 30 giorni per coprire in maniera capillare la Sicilia ed entrare nei singoli comuni, specialmente nei piccoli paesini, ma si dicono contrari alle province e chiedono una forte partecipazione ai cittadini che dovranno agire sotto un unico imperativo, rimboccarsi le maniche. Cultura, impresa, giovani e donne. Ragazzi, signori, se su queste quattro partite non vinciamo, abbiamo perso. L'organigramma lo stiamo costruendo e cominciamo a costruirlo oggi, perché questo è il primo segnale di rinnovamento che dobbiamo dare alla politica. Oggi chi vuole attivarsi può incontrare chi già lavora da alcuni mesi e mettere a disposizione il proprio contributo, perché non è più il tempo di chi si avvicina alla politica per dire che c'è per me, ma deve avvicinarsi alla politica per dire cosa sono pronto a dare. Da registrare molti volti che in qualche maniera si sono dimostrati interessati all'appuntamento di questa mattina, come il rettore dell'Università di Palermo Roberto Lagalla, il prorettore agli eventi Maurizio Carta, il presidente provinciale dell'ANCIA Giuseppe Di Giovanna e Gaspare Sturzo, ex candidato alla presidenza della regione. Grande assente Confindustria. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, vi auguro ancora una buona domenica, arrivederci.